L'attacco angolato, ma forse è un po' troppo lento. Gioco nella niente da fare con il rovescio. Crawford. Scivola. Molta gente qui alla fuori Italico. Anche per vedere da vicino il servizio molto potente di Martina, facile la conclusione, però ancora in grado di respingere l'assalto di queste terribili teenagers, comandata appunto dal che ha un compito durissimo da affrontare e soprattutto un bilancio negativo di 5-0 nei confronti di Martina Navratilova. Tenta sul rosso del fuori Italico di incasellare la sua prima vittoria, che sarebbe davvero clamorosa. La palla è buona. Carriera, appena 17 anni, pensate, li compirà la prossima settimana, il 16 maggio. Ha già guadagnato $500.000. Non è poco per una 17enne tennista. Bellissimo, brava Gabriella, e il pubblico. Bella risposta. Lungo il pallonetto di Martina Navratilova. Lungo l'attacco. Out. 15-30. Bel punto di Martina Navratilova. È arrivata sempre in finale, tre volte è stata sconfitta. Ma vedete con quale determinazione con di Martina Navratilova. Ancora una volta la Sabatini. Recente. 40-15. Ricordo proprio così possente, così elegante, anche se non era certo un fisico tutto apprezzabile.
attacchi costanti che gli vengono portati. E infatti cerca di anticipare la sua avversaria a rete. L'attacco e il passante. Vantaggio Sabatini. A tutto bravo colpo. Gioco c'è Sabatini. Sicuro questo ace sporco. Ben piantata sul... Ancora una risposta vincente. Gioco. Vediamo se questa volta riuscirà ad andare a segno. Combatte splendidamente. Un po' infastidirsi, lei che non è molto abituata a soffrire. Può trovare la resistenza. Vantaggio Sabatini. Doppio errore, si vedeva esemplare anche perché l'organizzazione ha messo su davvero dei sistemi per controllare un po' tutto il movimento di pubblico sulle tribune. Primo 15 per Gabriella. Molto bravo. Da 6 anni, naturalizzata americana. Questi pallonetti in top spin creano problemi al gioco di Martina Navratilova. E adesso c'è un grande diagonale. Gioco Sabatini. Per la conclusione di questo primo set. È arrivata Gabriella Sabatini, 5 pari, 30 pari. Posizione, questo undicesimo gioco. Alla numero uno del mondo. Scivola, ma non può far nulla. Allenatore anche Jimenez. No, questa non doveva sbagliare.
È corto il colpo di Martina Navratilova. In scivolata, vogliamo rivederlo questo punto. Appena si avvicina a rete la Sabatini. Un grande applauso accompagna all'impegno. Ha chiuso bene. Molto brava Martina Navratilova. Una rovescia il tie break in un'ora e cinque minuti di gioco. La sua pericolosa avversaria appena si distrae c'è l'attacco come in questo caso. Vantaggio Navratilova. Gioco Navratilova. Avete visto come Mazzutti all'americano Batman, nome impegnativo ma che non ha funzionato contro il nostro Corrado Barazzutti. Pietra miliare del tennis. Allenamenti con Cancellotti sono stati messi a profitto. E ancora una volta Gabriela Sabatini. Qui non può far nulla. Era del resto nelle previsioni. Vuole tirarsi un po' fuori dagli schemi, dal pareggio di fondo campo. Quel top spin dà molto fastidio. L'Argentina al gioco di Martina. Si vede.
nel campo dell'Argentina, con rimbalzo irregolare. Gioco Sabatini. Questa volta Martino Navratilova sismiche. Forse deve un po' temere la reazione della numero uno del mondo in questo secondo set. Dà molto fastidio alla... Gioco Sabatini. Sulla terra battuta del Foro Italico. Ha una wild card. 40-0. E infatti, Martina Navratilova, azione della sua giovane avversaria. Sbaglia la palla corta. Gioco Sabatini. Va via un po' di testa. Sabatini manca di avevamo sentito 15, un rumore 15. Strano. Gioco Sabatini. Con la terra rossa. Del Foro Italico. Sente la vittoria in pugno la Sabatini. Gran rovescio. 40-15. Ed è il 40. Gioco ed è la vittoria. Stupenda, Sabatini vince 2-7-0, splendidamente ottenuta 6-1. Da questa Argentina. Si congratula con lei anche la Martina Navratilova.